Quante volte dopo aver cucinato ci ritroviamo il bidone dell'umido praticamente stracolmo? Eppure è possibile fare dei piatti buonissimi sprecando praticamente nulla. È quello che facciamo con i ragazzi del CFPA di Casargo. Buongiorno ragazzi, che cosa ci cucinate oggi? Ok, oggi cuciniamo un risotto con limone e zenzero, verdure croccanti e mandarino cinese. Quali sono gli ingredienti? Carote, zucchine, cipolla, pomodoro, limone, zenzero, caprino e mandarino cinese. E quali sono gli ingredienti a spreco zero? Gli ingredienti a spreco zero sono la buccia di melanzana ricavata da un altro piatto e la scorza di limone che invece utilizzeremo per fare delle zest candite in decorazione al piatto. Per prima cosa tritiamo la cipolla, la rosoliamo e mettiamo il riso a tostare. Quando il riso è ben caldo lo sfumiamo con del vino bianco e successivamente, quando tutto l'alcol è evaporato, iniziamo a versare il brodo pian piano. Mentre portiamo avanti la cottura del riso, io cubetto le verdure da aggiungere al piatto. Aggiungiamo della scorza di limone e dello zenzero grattugiato. Verso fine cottura aggiungiamo anche del succo di limone. Ora che il riso è pronto, possiamo mantecarlo. Su un banco freddo aggiungiamo del grana grattugiato e del burro. Ora che il riso è mantecato, possiamo impiattarlo. Ed infine la mousse di caprino. Dalla scuola alberghiera di Casargo, eccoci nella sede di Silea con il presidente Mauro Colombo. In questa trasmissione parliamo di riutilizzo e riciclo. Come funziona la raccolta differenziata in provincia di Lecco? In provincia di Lecco la raccolta differenziata viene effettuata con il sistema della raccolta porta a porta. Abbiamo un sacco trasparente per i rifiuti indifferenziati, un sacco viola per la raccolta della plastica, dell'alluminio, del tetrapack e della banda stagnata, che sono le scatolette degli alimenti, un bidone giallo per la raccolta della carta, poi facciamo la raccolta porta a porta con un bidone dedicato del vetro e ci sono altri rifiuti che possono essere raccolti separatamente, però il cittadino deve portarli presso il centro di raccolta. Faccio l'esempio dei piccoli elettrodomestici, del verde, gli oli esausti, le pile, le lampadine al neon e a basso consumo.